Siamo qui con Terriana D'Onofrio. Ciao Terriana e grazie innanzitutto del tempo di questa intervista. Ciao, grazie a voi. Allora, iniziamo con una domanda inaspettata perché siamo qui tra stasera le finali e i primi turni eliminatori. Quindi raccontaci un po' com'è andata la gara di oggi e come ti stai trovando oggi sul tappeto. Beh, sicuramente è sempre un'emozione ritornare sul tatami italiano. È un appuntamento importante, annuale, e credo di aver fatto delle belle prove. Ovviamente si può sempre migliorare. E adesso la prima fase è passata, quindi un po' di tempo per riposare e poi riprendere per cercare di fare anche una bella finale. Guardando un po' più ampio spettro questo 2023, com'è andata, visto che siamo proprio a giugno, al giro di boa, questa prima parte dell'anno e quali sono i tuoi obiettivi per i prossimi mesi? Beh, direi che comunque è un anno abbastanza positivo per quanto mi riguarda. È iniziato bene il 2023 perché comunque anche agli europei di marzo 2023 sono riuscita a portare a casa la medaglia di bronzo. E ovviamente questo appuntamento è un test molto importante per la preparazione e ovviamente anche al secondo semestre. E quindi si spera di fare sempre meglio, ovviamente. Questa è l'ultima gara di questo semestre, poi c'è una piccola pausa, un piccolo stop per poi riprendere a settembre. E devo dire che comunque sono contenta del livello italiano perché mi rendo conto che è un buon livello, quindi sono tutte comunque avversarie molto valide e questo è uno stimolo per crescere sempre di più. Hai detto una parola magica che è pausa. Abbiamo chiesto anche alla tua collega del comitè, Angelica Terliuga, di dare un consiglio a tutti quei karateka che di solito l'estate se la passano tutta sulla spiaggia e quindi la pausa fino a settembre vuol dire ricominciamo a allenarci a settembre. Come affronti tu il periodo estivo e che consiglio dai a chi si vuole allenare per anche le gare da settembre in poi? Beh, sicuramente il termine appunto pausa non è inteso come pausa, diciamo, totale dagli allenamenti. Io parlavo appunto solo del tatami appunto di gara. Ovviamente gli allenamenti continueranno anche in estate. Sarà un bel periodo per preparare appunto il corpo alle prossime competizioni. Di solito il periodo estivo si dedica appunto proprio alla preparazione atletica e poi alla trasformazione tecnica. E infatti proprio in virtù di questo io permettimi di ringraziare anche il gruppo sportivo delle Fiamme Oro che comunque mi sostiene sempre e credo che appunto sia molto importante essere seguiti da persone appunto competenti, quindi io mi ritengo una persona fortunata, nonostante ho sempre mio papà comunque alle spalle, però sono contenta di essere entrata a far parte di questa nuova famiglia. Se volete seguire Terriana durante il suo periodo estivo, vi ricordo che trovate anche i suoi reel in collaborazione con Karateka nella nostra pagina Instagram e allora ci farai vedere anche qualcosa magari per come affrontare quest'estate. Grazie mille, Sicuramente. in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti e ci rivediamo presto su karateka.it. Grazie a voi. Ciao! Ciao.